Ciao ragazzi, oggi episodio speciale per un anno intero di episodi di New Doll City. Già, e quindi volevamo festeggiare con qualcosa di speciale, facendovi ricordare i nostri momenti più belli. Camera Girl, vai con la clip. Subito ragazzi. Arriverà il primo. Vi è piaciuto l'antipasto? Noi preferiamo dire se la cena ci è piaciuta alla fine. Certo, come volete. Mi domando se il primo sarà migliore dell'antipasto. Allora, Danny, perché tu e Betty avete deciso di tornare insieme? Oh, semplice, perché lei è tornata sopportabile, perché prima era una canaglia. Mi stai dicendo che, visto che nella città alta è diventata cattiva? No, perché ora siamo insieme. Suo compleanno. Festeggiamo qui in spiaggia. Ma certo, e festeggiare il proprio compleanno nella in spiaggia è il sogno di tutti. Che però. Che bel TikTok. Devo assolutamente mettere. Chi può essere di nuovo? Io non apro. Sicuro no. Argentina, sappiamo che sei in casa. Dobbiamo dirti una cosa. Non la smetteremo finché non esci. Va bene. Arrivo. Non potete entrare. Ditemi solo perché mi avete fatto scendere. Sto male. A me non sembra che stai male. Appunto, giravate nella casa, abbiamo sentito la musica e sei venuta. Beh, perché se no mi facevate male le orecchie a forza di toccare. Beh, comunque che volete? Guarda questo video. Abbiamo trovato i punti chiave in un minuto. L'importante, no, quello. Mi sembra che Giulia non vada molto d'accordo con il suo compleanno. E vediamo un po' lei invece. Smettila, non è importante quello, sì! Ok, vediamo. Sono insieme. Tutto bene, ragazze? No, non va bene. Lei dice che tutti i punti non sono importanti. No, ho detto alcuni. E che non voglio fare un tema di due pagine. No. So che voi siete amici e dovreste andare d'accordo. Sì, ma Dan e Alex vuole sottolineare troppe cose. Insomma, non deve venire tanto lungo. Ma io sto sottolineando le cose. Sono in fondo al corridoio. Oh, grazie. Però io vado un attimo a bere la fontanella e torno subito. Ragazze, che c'è? Potete venire un attimo con me? Una sorpresa che per voi che sicuramente accetterete. Venite. Sì, magari vuole che andiamo in un posto più tranquillo a sposarci con noi. Esatto, dobbiamo accettare le sue scuse. Andiamo. E Luna, beh, glielo diremo dopo. Eccolo, sta tornando. Eccoci, ragazze. Siamo arrivate. E chi sono loro? Perché ci hai portato delle tue amiche del gruppo dei popolari? E perché ti hai portato le tue ex amiche? Io voglio rimanere vostra amica, mi dispiace se vi ho trascurato. Quindi lei porta che qui tanto noi dobbiamo pensare a cose da dare in cambio a te. Potremmo dargli in cambio dei soldi. Hai ragione. Blair, li do in cambio. Quanti ne vuoi? Oppure potremmo promettergli di essere bravi e andare bene a scuola. Ok, questo lo prometto io. Oh, potremmo dire che in classe con gli amici si studia meglio e si sta meglio. Già, è che non ha senso cambiare le classi. Bene, Alex, vai. Potremmo fare firmare la cosa che ci opponiamo anche alle nostre mamme. È vero, io vado a dirlo a mia madre, quella di Blair, quella di. Insomma, ecco, tu dillo a queste mamme, io a queste. Andiamo. Certo, devo fare in modo che.
perché io e Argentina siamo in classe insieme e voglio anche avere Alex. E poi devo eliminare Blair, Betty, Sara. Tutti quelli devono stare al... Già, guarda un po' chi c'è. Già, oggi è il mio giorno. Io ho un giorno di la settimana di pausa, quindi posso vedere di nuovo la piscina. Non ha senso che la montano per tutta l'estate e io per tutta l'estate non ci vado. Quindi oggi siamo tutto il giorno via e non potevamo lasciare Ciaci cosa da solo. Cosa? C'è anche... Sì, anche lui. Tranquillo, ho parlato con la proprietaria della piscina, gli ho spiegato la situazione, ha detto che solo per oggi potrà entrare. Quella è Blair. Che parla con Betty? Io mi prendo un drink. Poi mi vado all'acqua perfetta. Ehi, ciao Blair. Mi è spaventato. Ciao Argentina, buongiorno. Adesso farò una cosa diversa. Faccio uscire Lon con gli occhi chiusi. Provo a capire chi è. Però adesso prima guardo la checklist, dov'è? Vediamo, io direi questa è bella, anche questa. Più o meno. No, wow, questa è bella. Vabbè, ok. Mi piace quella cosa, che è l'idiota. Che è un leone. Dov'è? Ma un leone. Però se non hai capelli non capisco. Qua ha un ciuffo. Non capisco chi è. Vabbè, apriamo. Wow, eccolo. Ora mi aprite le parrucche che sono pelata. Va bene, apriamo questo. Tada. Proviamo questa. Bene, mentre capite come funziona la parrucca, io mi voglio vestire, ho freddo. Va bene, iniziamo a metterci. Fine della clip. Speriamo vi sia piaciuta e grazie per aver guardato i nostri episodi per un anno intero. Già, e per i nuovi arrivati, così hanno capito un po' chi siamo. Bene, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi!